qui, come ben sapete, insomma, è iniziata circa una settimana fa. Oggi fanno 7 giorni da quando Johnson ha dichiarato il lockdown, ma già prima c'erano molte code ai supermercati, e, diciamo, il cosiddetto stockpiling, come lo chiamano qui, l'assalto ai beni di prima necessità. Durava già da un paio di settimane. Da quando Johnson ha dichiarato, insomma, il lockdown, Questo c'è è il una sito situazione un po' del cosiddetto preoccupante nuovo qui. Noi Horizon. dell'area Sì. centro-sud europea eravamo già preoccupati, ora iniziano anche loro un po' a preoccuparsi, ma comunque continuano a, diciamo, a camminare tranquillamente per le strade. E il giorno dopo il lockdown erano sulla spiaggia a godersi il sole, quindi ancora devono entrare proprio nel vivo dell'emergenza. Ti arriva la eco di ciò che accade in Italia, di ciò che accade a Salerno. Quindi, personalmente, qual è il tuo stato d'animo? Chiaramente ho contatti giornalieri molto frequenti con la mia famiglia che è lì e che saluto. Loro sono molto preoccupati, li invito chiaramente quello di rimanere a casa, seguire tutte le indicazioni delle autorità, perché solo così si è inteso, insomma, che l'essere umano è il veicolo di questo virus. Quindi l'invito è quello di stare a casa. C'è molta apprensione per questo, perché chiaramente la distanza, diciamo, fa nascere questo tipo di preoccupazioni, però con la tecnologia si arriva dove con il rapporto, insomma, il contatto fisico non ci riesce. Senti, in questo momento di grossa difficoltà, l'idea di tornartene in Italia? Il lavoro chiaramente non me lo consentirebbe, perché come anche sta succedendo in Italia, qui da prima c'è il cosiddetto smart working, quindi io continuo tranquillamente a lavorare da casa. È cambiato solo il luogo di lavoro, dall'ufficio a casa mia, ma continuo a lavorare, quindi mi sarebbe molto difficile. Chiaramente non penserei di ritornare per il semplice fatto, ecco, di non mettere a rischio i miei cari.